buongiorno e benvenuti alle video news di SAEF. Io sono Davide Bonetti dell'Ufficio Studi e oggi vorrei invitarvi a guardare i vostri investimenti in tecnologie avanzate e in innovazione da una nuova prospettiva. Se nel corso del 2020 avete acquistato o intendete acquistare beni riconducibili a Industria 4.0, sia che si tratti di beni materiali, sia che si tratti di software, potrete beneficiare di un credito d'imposta fino al 40% delle spese. Se la consegna avviene nel 2020, ma entro il 2019 avete pagato almeno il 20% di acconto, potete invece beneficiare della disciplina dell'iperammortamento, con un risparmio fiscale fino a quasi il 41% del valore dei beni. Sulle spese di formazione, indispensabili per fornire ai vostri dipendenti le competenze necessarie ad operare su nuovi macchinari e su nuovi software, c'è anche la possibilità di applicare il cosiddetto bonus formazione. Un credito d'imposta fino al 60% e con un massimo di 300.000 euro per le spese relative al personale dipendente impegnato nell'attività di formazione o che partecipi ad essa in qualità di docente. Non possiamo poi non parlare del credito d'imposta ricerca e sviluppo. Ampiamente rivisto nella sua versione 2020, prevede una più articolata diversificazione delle attività ammissibili, tra cui l'interconnessione dei beni e i software 4.0, oltre a una modalità semplificata di determinazione della base di calcolo su cui applicare il credito, che va ad incidere direttamente sulle spese sostenute nell'anno di competenza. Grazie a questa misura è possibile ottenere un significativo risparmio fiscale su spese quali, tra le altre, il personale tecnico, le quote di ammortamento di attrezzature e software, i costi della ricerca e le consulenze. Se la vostra azienda ha sede nella provincia di Brescia, esiste una misura della Camera di Commercio che può consentirvi di ottenere un contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro per spese di consulenza e formazione da parte di fornitori qualificati sull'utilizzo di queste tecnologie innovative. SAEF si avvale di un team multidisciplinare che può assistervi al meglio nell'inquadrare i vostri investimenti innovativi nell'ambito di questi e altri strumenti agevolativi disponibili. Grazie per l'attenzione e restate sintonizzati sui nostri canali per le prossime video news.